Aquilano. Queste sono le risposte. Il turismo, i turismi, guardate, è una vita, se lo vedete lo trovate scritto a tutti. Noi le cose già siamo fatte. Il Gran Sasso, gli investimenti, abbiamo già deciso cosa fare. E sono tutti atti che vedete fatti. Il centro turistico, in questi giorni leggo il centro turistico è morto. Il centro turistico quest'anno ha già incassato, prima la grande nevicata, oltre 400.000 euro. Riteniamo quest'anno di andare in pareggio nella gestione del centro turistico, perché abbiamo cominciato a fare interventi. Adesso verrà nominata la funivia. Cose già fatte. C'è il progetto di fare le aree sorte per i camper, c'è un progetto dello schidone, c'è un'idea dei campi, ci sono idee ma articolate, scritte e già discusse. Dove di dove? L'Aquila è città industriale. Quando leggete, è vero, abbiamo avuto la crisi del polo elettronico, ma l'Aquila è industria, industrie forti, polo farmaceutico, polo aerospaziale, vi sono tante altre industrie. Tecnolabs si è salvata dopo una fatica enorme. E ci abbiamo lavorato con l'Olli, si è lavorato, oggi Tecnolabs ha un nuovo futuro. Allora noi la risposta sul lavoro, primo, la buffonata della zona franca. Io credo che su questa cosa non finiranno mai di doverci chiedere scusa. Il governo, Chiodi e, mi spiace dirlo, soprattutto De Martens. Vi ricordate perché De Martens andava con Del Corvo? Perché disse, ho avuto rassicurazioni ufficiali che avremo la zona franca. È successo che gli ha detto male, non è colpa sua, succede, anche a me tante cose non riesco, tante ciambelle, non sempre con lui. Ci chiedesse scusa, dicesse mi sono sbagliato, ragazzi, dice mi sono sbagliato, e invece non lo fa. La zona franca è de minimis e mi sto battendo per cercare di inserire anche le altre 26 misure, ma soprattutto per il lavoro. Per rendere competitivo questo territorio in un momento in cui non c'è lavoro, il Comune dell'Aquila ha fatto una cosa, ha comprato Mittalterra grazie a 8 milioni di euro del PD. La provincia che stava con me incontrata non si è sentita perché non c'è nulla, si è tolta, mi ha fatto perdere anche molto tempo, perché non ci crede. Noi ci crediamo. Qui sotto il notaio, in questo momento il notaio Galeotta sta lavorando su questo difficile contratto che firmeremo la settimana prossima. 30.000 metri quadri di stabilimento per la prima volta in mano a un ente pubblico. Lo gestirà un comitato di saggi che deciderà chi entra in base a qual è il rapporto con la vocazione industriale della città e al numero di persone che entrano. Speriamo che non siano come i saggi. No, sono i nomi, fra gli altri doveva venire Profumo, che adesso fa il ministro, però è il livello di queste persone. 1500 metri andranno alla fondazione dell'università. Si parla da una vita e spin-off, il comune dell'Aquila, non la regione Abruzzo, assessorato alle attività pubbliche, non fa niente. Comune dell'Aquila si sostituisce e dà spazio agli spin-off. Ma anche, dato che stiamo rimettendo a posto la palazzina uffici, anche a giovani che vogliono venire, non è un caso che nel numero di case il 5% daremo a creativi e giovani ricercatori che vogliono lavorare per 2 anni all'Aquila, gli daremo la casa gratis, perché 2 anni noi importeremo cervelli, questo lo sta facendo il Comune dell'Aquila, perché noi abbiamo un disegno. Ma noi oggi possiamo dare, questa mattina incontrare i lavoratori e la FIDA, io ho dato loro la speranza. Adesso togliamo il modo di salvare la cassa integrazione per 1 anno, perché noi siamo sempre, ma io credo che in 1 anno potrò ricollocare e ricominciare a ricollocare anche qualcuno dei lavoratori di FIDE, e faremo un grande intervento adesso, perché ci sarà un bando fra poco che curerà Alfredo Moroni per coprire tutto il tetto con pannelli fotovoltaici, per cui avremo uno degli stabilimenti più belli e più moderni d'Italia. L'obiettivo è di rimettere i cigni nel laghetto. E poi la città della cultura, noi stiamo facendo un grande lavoro con Stefania e con Marco Gattatura, siamo stati ricevuti dal ministro Ornaghi, ci ha chiesto un progetto, perché questa è la città della cultura, ma si fa attraverso i progetti,
si fa sciogliendo il nodo di come creare da subito anche gli spazi. Renzo Piano, da un lato ci faremo un'udienza pubblica e dall'altro il grande teatro all'aperto, bellissimo, che il 28 non anticipo perché ci penserà Alfredo. Costruire spazi e la cultura da affidare ai giovani. Infine, la qualità della vita, i parchi. Noi siamo reduci da una riunione questa mattina in cui abbiamo fatto il punto su tutti i parchi. Entro, spero, il mese di giugno, la città avrà, rispetto a quando noi siamo entrati, avrà murata Gigotti per l'area di Coppino. Stiamo definendo l'esproprio. Avrà il grande parco di Piazza d'Armi, per il quale, vi ricordo, è stato pubblicato il bando internazionale di progettazione. Sarà uno dei fiori all'occhiello, io credo, non solo della città, ma il nostro progetto è dell'Abruzzo. Il parco delle acque, noi speriamo di concludere l'iter di acquisizione entro la fine di aprile. Parco delle acque è l'area verde, bellissima, piena di soggetti, sovrastante 99 carnelli. Da lì parte la riqualificazione di tutto il borgo della Rivera. Parco del Sole, partono adesso i lavori del grande master plan che abbiamo approvato. Adesso rimettiamo a posto altri parchi, in particolare il Parco del Castello, adesso con la sovrintendenza finalmente cominciamo a capire quello che si deve fare. Rimettiamo a posto altri parchi e apriamo un nuovo parco, che è il Parco di Via Silone, precisamente sulla strada, voi sapete, vicino al Colle Sapone, è una nostra area con dei campi da tennis, e ristruttureremo anche qui la villa di Pagani, che mano a mano che rinasceranno in borghi si sistemeranno tutti i tetti, perché quella è qualità della vita. Dopodiché c'è il progetto anche del piano urbano della mobilità. Io spero che il Consiglio Comunale, massimo entro la fine di marzo, possa votare, approvare il nuovo piano urbano della mobilità, che sarà il piano urbano della mobilità nel progetto a tempi lunghi di 10-15 anni. Non vi annoio perché ci stanno tante altre cose, penso che siate stanchi di ascoltare. Io volevo voglio finire. La cosa che voglio dire è che questa campagna elettorale, queste cose, io le ho già lette, le dicono tutti, le dice Festuccia, città dell'università, eccetera, urbanistica, eccetera, eccetera. Lo dicono tutti, la città della partecipazione. Ora, come parlare al bar? Allora, la mia campagna elettorale, lo slogan, in un certo senso, sarà sì, ma come? Io spero di fare molti incontri con i miei amici, perfino avversari politici, già nelle primarie, e poi di farle dopo. Il discorso non sarà io voglio fare questo, io voglio fare questo. No, sì, ma come? Sì, ma come? E molte volte io potrò dire scusa, già fatto. Questo già fatto. Questo si sta facendo. E io quando dirò si sta facendo, non lo dirò campagnolo. Vi invito ad andare sul sito del comune e trovate le delibere che l'hanno già fatto. Si parla di energia? Moroni va facendo il filetto, lo posso dire scherzando, in tutta Italia a presentare il nostro nuovo strumento di regolamento edilizio sull'energia, sul quale non solo ci fanno i complimenti, ma ce lo stanno copiando. Il problema è che molti di questi neosindaci non sanno manco come sta fatto il comune, cioè non sanno la storia del comune. Già è fatto, già fatto. E infine, mi preme dirlo, la partecipazione, l'ascolto. Io tutte le volte ho ascoltato sempre i cittadini. Io sono andato in assemblea con la mia faccia, sono andato nei cortei, sono andato ovunque, nelle assemblee ho preso anche gli insulti. L'ultima, vi ricordate quella che ha fatto la Gargano? Io vado là, dimettere, mettere via i nuovi professionisti della ricostruzione come Carlo. Vattene via, eccetera. Io vado, ho ascoltato. Anche perché a differenza di altri, io ascolto, perché dovete sapere che la mattina la gente viene in ufficio addirittura senza appuntamento, io sto lì, i cittadini io mi sento e imparo ai cittadini. Io sono uno dei pochi che impara perché io sto in mezzo ai cittadini. Io ricevo la gente,
spesso senza appuntamento, altrimenti mi terrei.